E diretto da Alessandro Manzini. Una racconta di due amici che nel 42 decisero di scalare la parete nord dell'Adamello, l'altra di un gruppo di partigiani che nel 44 vennero uccisi dai nazifascisti in un'imboscata. Protagonista delle due storie, Tita Secchi. Quanta strada si faccia di notte senza avvedersi della fatica. Eccolo! Eccolo! Lo vedi quel puntino nero davanti al rifugio? Gianni ci saluta! Lo si vede appena! Eia! 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 Siamo passati per di qua, siamo arrivati fino qua sopra e scrivono dediche lunghissime sul registro degli invitati. Magnifica passeggiata, è duretta però, ed ecco che lì, in quel momento, Tita inizia a raccontare.